Ehi la Pokéfanatici, io sono Dlarz, bentornati in questo nuovo episodio di Aspettando Pokémon Sole e Pokémon Luna, in ritardo. Non so per quale motivo, ma la mia reazione, che è arrivata con più di 10 giorni di ritardo, ha fatto il quintuplo delle visualizzazioni che mi aspettavo. E... perché? Quindi, sperando che facciate i bravi anche con questo video e che lo guardiate tutti, vi invito a lasciare un bel mi piace per sostenermi in questa serie delle analisi, dato che oggi sarà un episodio abbastanza pieno. Partiamo prima di tutto parlando del Rattata di Alola, nuova forma Alola rivelata di categoria Pokémon Topo di tipo buio normale con altezza 0,3 metri, un peso di 3,8 kg e un'abilità che può variare tra voracità e tutta fretta. L'aspetto dei Rattata di Alola è cambiato a causa delle lotte territoriali con gli Yanguse. A differenza dei Rattata di altre regioni, quelli di Alola vivono soprattutto in aree urbane e sono diventati Pokémon notturni. Le loro tane ospitano anche diverse dozzine di esemplari, capeggiati dai Raticate di Alola. A un certo punto c'erano così tanti Rattata ad Alola che per ridurne il numero sono stati importati degli Yanguse. Per evitarli più facilmente, i Rattata si sono adattati a un habitat diverso e hanno modificato i loro ritmi biologici giornalieri, determinando in questo modo il cambiamento del loro aspetto. Hanno un olfatto eccellente che gli permette di individuare i cibi freschi e deliziosi di Alola. Se il cibo non è fresco, non lo toccano nemmeno. Nuova forma Alola, nuovo modo di adattarsi alla natura, come ormai ci hanno già abituati. Come era anche scritto nel sito ufficiale, i Rattata erano talmente tanti che a un certo punto è stato introdotto un Pokémon antagonista rappresentato dagli Yanguse. Mi sembra di rivivere i vecchi tempi della terza generazione in cui c'era l'eterna lotta e l'eterno confronto tra gli esemplari di Zangoose e quelli di Seaviper. Per quanto riguarda l'aspetto fisico di questo Rattata di Alola, devo dire che mi piace anche di più del Rattata originale. Adoro il fatto che per abituarsi alla vita notturna abbia cambiato il colore della pelliccia da viola a nero. Per quanto riguarda quegli strani baffi, sono strani appunto. Passiamo alla sua evoluzione, ovvero il Raticate di Alola, di categoria sempre Pokémon Topo, di tipo buio normale con altezza 0,7 metri, un peso di 25,5 kg e un'abilità che può variare tra voracità e tutta fretta. Poiché prediligono le aree urbane come dimora, la loro dieta è più altamente calorica dei Raticate di altre regioni e per questo diventano più paffuti. I Raticate di Alola prediligono frutta e cibo di alta qualità e sono così esigenti che, secondo alcune voci, i cuochi dei ristoranti più famosi si affidano al loro giudizio per acquistare gli ingredienti per i loro piatti e li nominano assaggiatori ufficiali per provare nuove ricette. Questi Pokémon accumulano quantità enormi di cibo nelle loro tane. Spesso se ne stanno nella tana in panciolle a mangiare tranquillamente, mentre mandano i Rattata di Alola in cerca di leccornie. Di questa specie è il Pokémon dominante che gli allenatori dovranno affrontare nella prova nella grotta sottobosco sull'isola di Melemele in Pokémon Luna. Attenzione, perché durante la lotta chiamerà in aiuto dei Rattata. Viene anche specificato sul sito che in Pokémon Sole il Pokémon dominante della grotta sottobosco è un Gamzuse. Molto interessante il fatto che abbiano quasi dato, diciamo, un'esclusiva, un primato a questo Raticate di Alola, rendendolo il boss della grotta sottobosco in Pokémon Luna. Ovviamente tutto questo sempre in relazione al fatto che sia diventato di tipo buio proprio per adattarsi alla vita notturna. C'è stato anche spiegato il motivo per il quale questi Raticate hanno delle guanciotte così gonfie, perché mangiano tanto e mangiano anche di qualità. Sono anche, diciamo, sfruttati dai cuochi della zona per far provare loro gli ingredienti delle loro ricette, quindi che belle queste collaborazioni senza alcun secondo fine. Già... Sul sito ufficiale ci viene detto che acquistando Pokémon Sole o Pokémon Luna potremmo ricevere un Munchlax speciale che si evolve in uno Snorlax pronto a fare sul serio. Acquistando Pokémon Sole o Luna entro mercoledì 11 gennaio 2017 potrai ricevere in regalo tramite internet questo speciale Munchlax. Quando si sarà evoluto in Snorlax, grazie allo Snorlactium Z che ha con sé, sarà in grado di scatenare la furia di Adesso faccio sul serio, la sua peculiare mossa Z. Le mosse Z sono mosse speciali usate dai Pokémon nella regione di Alola. L'allenatore, tramite il potere Z, trasferisce al Pokémon la sua energia mentale, conferendo alle mosse una potenza dirompente. Questo processo è talmente intenso che sfinisce sia il Pokémon che il suo allenatore, perciò può essere usato una sola volta per lotta, ma la potenza scatenata dalle mosse Z è talmente devastante da giustificare questo sforzo. Negli ultimi mesi si è tanto parlato di sincronizzazione legandoci appunto alle questioni dell'anime. Abbiamo ottenuto qualcosa di molto molto simile con la mossa Z, che comunque devo dire abbastanza interessante.
Si è parlato anche della mossa Z esclusiva del Raichu di Alola, l'Electro Surf Folgorante. Molte mosse Z potenziano tutte le mosse di un tipo e possono essere usate da qualsiasi Pokémon, ma altre sono appannaggio esclusivamente di alcuni Pokémon, come ad esempio il Raichu di Alola e il Munchlax che puoi ricevere con questa promozione. Munchlax, un Pokémon così goloso da ingoiare il cibo senza masticarlo. Ogni giorno Munchlax ingurgita una quantità di cibo pari al suo peso, inghiottendolo senza nemmeno masticare. Nasconde il cibo tra il folto pelo di cui è ricoperto, ma spesso se ne dimentica. Se quando aumenta di livello è abbastanza affezionato, si evolverà in Snorlax. Questo Munchlax speciale conosce la mossa Riguardo, che normalmente non potrebbe imparare, che infligge danni all'avversario lasciandolo con almeno un PS, in modo da indebolirlo senza rischiare di mandarlo KO, l'ideale quando vuoi catturare un Pokémon selvatico. Munchlax conoscerà anche Cuccagna, un'altra mossa che normalmente non potrebbe imparare. Se la usi durante la lotta con un allenatore, in caso di vittoria riceverai una ricompensa doppia rispetto al normale. Snorlax, il Pokémon famoso per aver bloccato la strada a tanti allenatori. Dopo aver trangugiato i suoi immancabili 400 kg di cibo quotidiani, Snorlax cade in un sonno profondo. La sua giornata tipica infatti consiste in nient'altro che mangiare e dormire, e per questo diventa sempre più grasso e si muove sempre meno. Non c'è da stupirsi che sia un Pokémon così calmo che non si infastidisce nemmeno se i bambini usano la sua pancia come parco giochi. Ha uno stomaco fortissimo, i suoi succhi gastrici riescono a dissolvere qualunque veleno e nemmeno il cibo marcescente lo disturba. La mossa Z esclusiva di Snorlax, adesso faccio sul serio. In passato, Snorlax è sempre stato descritto come un Pokémon che non fa altro che dormire. Per la prima volta in Pokémon Sole e Luna, il suo potenziale nascosto esploderà e potrà usare una mossa Z devastante. Adesso faccio sul serio. Quando il potere Z scorre in uno Snorlax che ha con sé uno Snorlactium Z, la sua mossa Giga Impatto si trasforma, permettendogli di scatenare la sua mossa Z. Dunque, si stanno dando veramente parecchio da fare con la questione mosse Z e Pokémon di Alola. L'occasione di ricevere questo Munchlax con due mosse che normalmente non imparerebbe è abbastanza interessante, poi il tempo per ottenerla è fino a gennaio, quindi direi che c'è molto tempo. Anche Raichu ha ottenuto la sua mossa Z particolare, che sarebbe l'Electro Surf, che giustamente può usare solo lui, essendo, credo, l'unico Pokémon in grado di surfare sulla sua coda, almeno finora. E poi abbiamo Snorlax, che con la sua mossa Z è diventato più particolare che mai. Curioso anche il fatto di come sia la sua normalissima mossa Giga Impatto a trasformarsi nella mossa Z, adesso faccio sul serio. Dovremo quindi aspettarci che ogni mossa Z derivi in realtà da un'altra mossa ormai già conosciuta? Credo che sarà così. Parliamo adesso di questioni molto molto importanti, cominciando dalla Fondazione Aether. La Fondazione Aether opera nella regione di Alola con l'obiettivo di prendersi cura dei Pokémon feriti o che hanno sofferto. A tale scopo è stata costruita un'isola artificiale chiamata Aether Paradise, che funge non solo da rifugio per i Pokémon, ma anche come luogo in cui vengono condotte varie ricerche. Probabilmente potrai visitare l'Aether Paradise durante la tua avventura. Il primo personaggio della fondazione che abbiamo riconosciuto nei vari trailer è stato Samina. L'elegante Samina è la direttrice della fondazione Aether. Poi abbiamo Vicio, il capo filiale della Fondazione Aether. Vicio sfoggia degli occhiali da sole verdi che costituiscono il suo segno distintivo. Va molto orgoglioso della sua posizione all'interno della Fondazione. Poi abbiamo Ciceria, è l'assistente del capo filiale dell'Aether Paradise. È una persona gentile e premurosa e per questo tutti i dipendenti della Fondazione Aether le vogliono bene. Ovviamente abbiamo anche i dipendenti della Fondazione Aether. Il compito dei dipendenti è accogliere i Pokémon nelle strutture della Fondazione e prendersi cura di loro. Portano uniformi diverse a seconda del reparto a cui appartengono. Ricollegandoci sempre alla Fondazione Aether, sono state rivelate delle cose assurde. Misteriose presenze minacciano Alola, le ultra creature. Nella regione di Alola si stanno diffondendo voci su degli esseri misteriosi chiamati ultra creature. Si dice che possiedano un potere sconfinato e che siano una minaccia per i Pokémon e per tutta l'umanità. Non c'è da stupirsi che siano così temute. Sembra anche che la Fondazione Aether stia conducendo delle ricerche su di loro. Secondo voci non confermate, esistono diverse ultracreature a cui è stato attribuito un nome in codice. La prima ultracreatura di cui abbiamo fatto la conoscenza è UC01, come dovrebbe essere pronunciato in inglese UC1 o qualcosa del genere. Il corpo di questa creatura è composto da una sostanza simile al vetro. Il suo aspetto cambia in continuazione e non sembra mai fissarsi in uno definito. Malgrado sia stato osservato in questo essere un comportamento riconducibile all'istinto di sopravvivenza, non è chiaro se le sue azioni siano dettate da una volontà propria o da emozioni. Si dice che le sue movenze ricordino quelle di una ragazzina.
quante speculazioni e quante teorie si potrebbero fare sia sul vero scopo della Fondazione Aether, sempre se ce ne sia uno, e sia sulle ultracreature. Sulla Fondazione Aether, a parte sul loro compito, per il resto non si sa nulla. Anche le descrizioni dei vari membri della Fondazione sono spicciole, non ti dicono molto, soprattutto quella di Samina, non ti spiega niente. Molti su internet pensano anche che in realtà la Fondazione abbia intenzioni malvagie. In realtà è una buona idea, potrebbe anche essere così. Io per adesso non mi sbilancio più di tanto perché appunto sappiamo troppo poco per fare delle speculazioni. Per quanto riguarda le ultracreature ci sono tantissime domande che io mi faccio e che tutti noi ci stiamo facendo, ma penso avremo le risposte a tempo debito. Cosa sono? Semplici creature? Alieni? O in realtà sono dei Pokémon? Sono dei cloni? Hanno comunque a che fare con i Pokémon e soprattutto, potranno essere catturati? A questo punto, se io devo fare proprio una speculazione, penso che no, non siano dei Pokémon, che abbiano a che fare con qualche esperimento uscito male e che comunque no, non si potranno catturare, o almeno non si potranno catturare con le Pokéball, ovviamente. Sul sito c'è stato anche detto che le movenze di UC01 ricordano quelle di una ragazzina, per quanto riguarda l'aspetto assomiglia molto a Lilia e quindi, oh mio Dio, l'hype e le domande che stanno crescendo dentro di me in questo momento. Nei trailer abbiamo anche rivisto due personaggi della precedente generazione di Pokémon. Due allenatori indagano su Zygarde. A un certo punto della tua avventura incontrerai Dexio e Sina. Sì, proprio gli stessi che in Pokémon X e Y facevano da spalla al professore. Da loro riceverai uno strumento chiamato Teca Zygarde, insieme alla richiesta di raccogliere i nuclei e le cellule di Zygarde che si trovano sparsi un po' dappertutto nella regione di Alola. Raccogli i nuclei e le cellule di Zygarde. In giro per Alola ti capiterà di trovare degli oggetti luccicanti. Sono i nuclei e le cellule di Zygarde che puoi raccogliere nella teca Zygarde ricevuta da Dexio e Sina. Se ne raccogli abbastanza, potresti persino trovare Zygarde in Pokémon Sole e Luna. E ormai chi non si aspettava questa cosa, chi non si aspettava questa interazione con le varie cellule di Zygarde e con il nucleo durante la storia, un po' lo sapevamo tutti che sarebbe successo. Sono anche molto curioso di vedere come si svilupperà questa storia della caccia ai nuclei di Zygarde in giro per la regione per poi arrivare ad avere lui, il Pokémon finale. Un altro personaggio molto importante che è stato rivelato è Iridio, un nuovo membro del Team Skull. Questo ragazzo è al soldo del Team Skull. Considera l'abilità nella lotta uno degli obiettivi più alti nella vita, tipo Zero e il suo fedele compagno di lotta. Un personaggio molto caratteristico nel design, devo dire, soprattutto con quei capelli molto strani. Ha un sacco di tagli nei vestiti, il che mi fa pensare che conduca qualche attività non proprio sicura all'interno della storia, e ha come compagno tipo Zero. Parlando proprio di tipo 0, sappiamo che ovviamente è un Pokémon di categoria Pokémon multigene di tipo normale con altezza 1,9 metri e un peso di 120,5 kg, con l'abilità Lotta Scudo. Questo Pokémon, il cui volto è coperto da una maschera, è stato chiamato Zero, una sorta di nome in codice. I suoi arti anteriori sono visibilmente diversi rispetto a quelli posteriori. Questo è dovuto al fatto che tipo Zero è stato progettato per riunire in sé i punti di forza di vari Pokémon, così da permettergli di adattarsi a ogni situazione. La sua maschera è uno strumento ideato per controllare i suoi poteri latenti, ed è anche incredibilmente pesante, in modo da fungere da freno alla sua agilità. Tipo Zero è nato in risposta alla necessità di ricoprire un ruolo ben preciso, rivaleggiare in potenza con i Pokémon di cui si parla nelle leggende. Posso dire con certezza che questo Pokémon rappresenta la svolta definitiva in questi due nuovi giochi in arrivo e ci sono un sacco di cose da dire su di lui. Prima di tutto, è un Pokémon artificiale progettato dall'uomo? Sembrerebbe di sì, dato che come ci viene detto nella descrizione ufficiale di Pokémon Sole e Luna, è stato progettato riunendo in sé i vari punti di forza di diversi Pokémon. È anche un Pokémon fin troppo particolare per essere considerato un Pokémon al naturale, basti vedere i due arti anteriori, completamente diversi rispetto a quelli posteriori, e la pinna che ha sulla schiena. Un Pokémon progettato per rivaleggiare in potenza i Pokémon delle leggende? Non vi dice niente il collegamento con Arceus? Vi dico subito che io non penso che abbia niente a che fare con Arceus, dico solo questo perché, uno, nella descrizione c'è stato detto che deve rivaleggiare con le leggende, due, perché ci sono dei particolari che un po' mi fanno pensare alla divinità dei Pokémon. Già lo sguardo è molto simile a quello di Arceus, per quanto si possa vedere il suo sguardo dietro la maschera. Gli occhi sono praticamente gli stessi, sempre a mezzaluna, e poi le quattro punte che escono dalla maschera somigliano molto all'anello sul ventre di Arceus.
Molti su internet infatti hanno dato per scontato che Tipo Zero sia collegato direttamente al dio dei Pokémon, secondo me invece ha solo dei piccoli particolari simili, ma non è direttamente collegato a lui. Sono proprio curioso di vedere come interagirà con Iridio e cosa combineranno insieme. Sono stati aggiunti sul sito ufficiale di Sole e Luna anche dei dettagli sugli abitanti di Alola, cominciando da uno studioso di forme regionali, sembra quasi la forma di Alola del professor Oak. Manuel Oak studia le forme regionali che si sono sviluppate nella regione di Alola, è il cugino del famoso professor Oak, l'esperto di Pokémon di Kanto. Si somigliano così tanto che potrebbero essere gemelli. Ho adorato come il sito ufficiale abbia scherzato chiamandolo la forma Alola del professor Oak, siete veramente geniali, sul serio? Poi anche ottima scelta del nome, chiamarlo Manuel Oak, considerando che il professor Oak che conosciamo tutti da anni e anni si chiama Samuel Oak, è molto buona come idea, perché i nomi così sono anche simili. L'aspetto è anche ovviamente molto simile, tranne per una cosa, ovvero l'abbronzatura. Giustamente Manuel Oak, proveniendo dalla regione di Alola formata da isole, con il sole perenne e il clima tropicale, non poteva non essere abbronzato. Scopri i segreti dei due mondi di Pokémon Sole e Pokémon Luna e le loro peculiari differenze. Alcuni Pokémon che appaiono in Pokémon Sole e Luna sono specifici dell'una o dell'altra versione, a cominciare dai due Pokémon chiave per lo sviluppo della storia, Solgaleo e Lunala. Sembra che siano diversi anche alcuni Pokémon dominanti che dovrai affrontare durante le prove. Inoltre, l'orario del gioco funziona in modo diverso nelle due versioni, tranne in alcuni casi particolari. L'orario in Pokémon Sole corrisponde a quello impostato nella console Nintendo 3DS, mentre in Pokémon Luna c'è uno scarto di 12 ore rispetto all'ora della console. Sono state anche annunciate, ovviamente, delle nuove features, tra cui il Pokevisore. Il Pokevisore è un accessorio del Pokédex Rotom che ti permette di fotografare i Pokémon incontrati in particolari punti foto sparsi per la regione. Le foto scattate con il Pokevisore riceveranno una valutazione, e facendo foto sempre migliori potrai sbloccare nuove funzioni, come la possibilità di usare lo zoom. Dunque, la feature è molto interessante e potrebbe essere molto molto godibile da giocare, quindi ne sono contento. Ci sono due cose però che mi hanno rattristato in questa vicenda. La prima, come vi ho già detto, è che con questo potremo forse dire addio definitivamente ad un eventuale Pokémon Snap 2. Sono molto triste per questo. La seconda è che nel sito ufficiale lo chiamano Pokédex Rotom. Io avrei preferito Rotom Dex. Uffa! E per concludere con le novità, parliamo di Jangmo, ultimo Pokémon annunciato. Pokémon di categoria squama, di tipo drago con altezza 0,6 metri e un peso di 29,7 kg, con abilità che può variare tra antiproiettile e antisuono. Jangmo ha l'orgoglio di un guerriero, ma guarda con occhio critico alle sue capacità e con atteggiamento umile si allena costantemente per diventare sempre più forte. Poiché si serve delle squame che ha sul corpo sia per attaccare sia per difendersi, affronta sempre l'avversario frontalmente. Molti allenatori interpretano questo suo comportamento come una prova della sua spavalderia. I Jangmo si riuniscono in luoghi impervi, di solito non frequentati dagli altri Pokémon o da esseri umani, qui vivono e si allenano insieme. Miei cari Pokéfanatici, questo è il Pokémon Drago di settima generazione che tutti stavamo aspettando. Secondo me avrà altre due evoluzioni, con un totale di tre stadi evolutivi, e potrebbe rappresentare in questa generazione il Pokémon di tipo drago che è stato ai tempi rappresentato da Salamence, da Garchomp, da Hydreigon e da Goodra. Già me lo vedo nella sua terza forma che diventerà un drago fighissimo, io tipo non vedo l'ora di scoprire come sarà fatto. E dulcis in fundo, per concludere questo episodio, andiamo a leggere sempre sul sito ufficiale degli stralci di intervista rilasciati da Shigeru Omori, il game director di Pokémon Sole e Luna. Per quanto riguarda la scelta del titolo Sole e Luna per questi due nuovi giochi, Shigeru Omori ha detto che «Viviamo su un pianeta che pullula di vita. La Terra ruota attorno al Sole e la Luna, e a sua volta ruota attorno alla Terra. Quando dalla Terra guardiamo il Sole e la Luna, abbiamo l'impressione che attraversino il cielo, percorrendo orbite simili. Ma se cambiamo il punto di vista, ci rendiamo conto che le loro orbite sono completamente diverse». Tuttavia, questi tre corpi celesti sono legati l'uno all'altro e la vita si sviluppa e prospera proprio grazie a questa interazione. In un certo senso è lo stesso per gli esseri umani, persone di ogni tipo si influenzano a vicenda ed è solo grazie a questo miracoloso equilibrio che riusciamo a convivere. Il messaggio che volevo esprimere in questi giochi è che la vita è ricca e straordinaria e che le relazioni che si instaurano fra esseri umani e Pokémon portano a una grandissima influenza reciproca. Per questo ho deciso di chiamarli come il Sole e la Luna, due corpi celesti che hanno un'enorme influenza sul nostro pianeta.
tra il mondo di gioco di Pokémon Sole e quello di Pokémon Luna c'è uno scarto di 12 ore. Questo è stato il primo passo per diversificare le due versioni. Ad Alola, i Pokémon che si possono incontrare lungo lo stesso percorso possono variare tra il giorno e la notte, quindi questa differenza d'orario permette ai giocatori di vivere un'esperienza completamente diversa in base al gioco. E non solo per i Pokémon, anche certi eventi sono diversi fra le due versioni e spero che i giocatori possano apprezzare appieno entrambi i mondi di gioco. Abbiamo prestato particolare attenzione all'illuminazione per rendere al meglio la lussureggiante natura e le meravigliose città di Alola. Di conseguenza, lo stesso luogo può avere un aspetto completamente diverso a seconda dell'ora e a volte è soffuso di un tenue bagliore lunare, a volte acquista le tinte rosse del tramonto. In certi casi, lo stesso evento è caratterizzato da diversi fenomeni naturali a seconda che si verifichi in Pokémon Sole o in Pokémon Luna, così i giocatori si potranno divertire a confrontare le due versioni per trovare le differenze. Ci siamo impegnati a fondo per far sì che i giocatori potessero immergersi nell'atmosfera del gioco e immedesimarsi nella loro avventura ad Alola. E queste, miei cari Pokéfanatici, erano tutte le novità uscite finora per Pokémon Sole e Luna, solo le novità di addirittura due trailer usciti in due giorni separati che ho racchiuso tutte in un video. Con estrema fatica anche, devo dire. Quindi, se avete apprezzato il mio sforzo di portare questo giga episodio XXL sul canale, chiamiamolo anche così, vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video. Vi ringrazio veramente tanto per chi lo farà. Spero che le mie analisi, le mie piccole supposizioni e i miei giudizi sulle varie novità vi siano piaciuti e che siano stati interessanti. Io vi ringrazio per avermi seguito anche oggi, vi invito anche a lasciare un bel commento qui sotto nel quale mi direte le vostre opinioni. Vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!